qualificarsi come prima del proprio girone, poi vi daremo anche gli altri risultati. È un piacere per noi avere con noi l'assessore dello sport, le politiche giovanili, grandi eventi del Comune di Roma, Daniele Frongia. Buonasera, buonasera assessore. Buonasera a voi. Allora, la mia curiosità è questa che l'abbiamo scomodata, è che noi ci occupiamo anche, abbiamo fatto varie puntate sul degrado degli stadi di Roma, non solo, anche dell'Italia, insomma, per quanto mi riguarda, io avendo anche fatto un po' di sport, vedo purtroppo stadi di atletica leggera che sono anche un po' abbandonati, ma la curiosità mi è venuta perché nella quinta notte scomoda di giovanissimi sostenitori della rivista studentesca Scomodo, appunto, c'è stata l'occupazione pacifica, insomma, dello stadio Flaminio. Poi i ragazzi sono stati portati via, sono stati costretti ad abbandonare la struttura senza creare disordini della forza dell'ordine. È stata una sorta di provocazione che mi ha fatto pensare: ma questo bellissimo stadio, impianto sportivo progettato da Nervi, ma è possibile che debba ridursi così? Deve fare la fine del velodromo dell'Eur, assessore? No, ecco, rispondo direttamente alla sua domanda. Sì. Non deve fare la fine del velodromo, non la farà la fine del velodromo. La situazione del Flaminio è drammatica, è andata sempre peggio nel corso degli ultimi anni. Direi che già negli ultimi 5-10 anni si sarebbe dovuto intervenire. Ciò non è accaduto, ma ciò non significa che non ci sia speranza per il Flaminio, anzi, da un anno a questa parte direi che qualche passo avanti e qualche risultato già c'è stato. E, insomma, secondo me siamo sulla buona strada. Perché lì c'è anche una questione che, essendo appunto un'opera d'arte, insomma, il progetto di Nervi, eccetera, cioè, si può ritoccare fino a un certo punto, non è che si può buttare giù lo stadio Flaminio, cioè, bisogna conservarlo e riqualificarlo, no? Ma noi non vogliamo buttarlo giù. Già così, a uso prevalentemente sportivo, secondo noi va benissimo. Ci siamo subito mossi direttamente con la Pierluigi Project Association, Nervi ovviamente, quindi parliamo dei Nervi, insieme anche al Dipartimento Ingegneria della Sapienza, e abbiamo partecipato a un concorso internazionale che abbiamo vinto, tra l'altro, 150.000 euro, che non servono per la riqualificazione ma per lo studio dell'impianto, visto che qualche anno della solidificazione del 60 è passato, ci sono stati diversi interventi, alcuni tra l'altro non hanno migliorato la struttura ma addirittura l'hanno peggiorata, l'hanno danneggiata, quindi questo sarà importante iniziare questo lavoro. Io già domani, insieme all'assessore all'urbanistica Luca Montuori, inizieremo proprio i lavori con Sapienza e con l'associazione Nervi. Quindi da un lato ci stiamo muovendo per una serie analisi, dall'altra, già da tempo devo dire, ci stiamo muovendo sul fronte di progetti di riqualificazione complessiva, senza snaturare la natura sportiva dell'impianto, ma appunto sfruttando collaborazioni con soggetti pubblici o privati. Siamo sempre con l'assessore Daniele Frongia, assessore allo sport, politiche giovanili, grandi eventi al Comune di Roma. Assessore, un'altra cosa che così un pochino mi irrita, no? Sa benissimo che Roma ha perso le Olimpiadi, no? E questo è vero, e questo ormai è pacifico. Però, ecco, gli impianti su cui, ecco, in cui devono correre, devono fare sport i ragazzi nella capitale, versano veramente delle volte in condizioni piuttosto particolari. Mi rifaccio per esempio all'atletica leggera. Lo stadio dell'Acqua Cetosa è in uno stato pietoso da anni. Mi ricordo un episodio, mi è successo 2 anni fa, di andare di pomeriggio a vedere degli atleti di caratura nazionale allenarsi ai marmi a Pasquetta e fatti uscire perché non potevano farlo in quanto, insomma, lo stadio non era, come dire, non c'era il permesso, insomma, per far allenare questi ragazzi. Allora sono andati all'Acqua Cetosa, dove era chiuso, la Farnesina era chiusa, insomma, voglio dire, gli impianti di Roma, Olimpiadi o non Olimpiadi, hanno bisogno di una bella ritoccata, insomma, di un bel maquillage. Lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo con lei, per questo stiamo lavorando seriamente per rifare il Flaminio con un progetto, e
lì vicino c'è il palazzetto dello sport in Viale Tiziano, per il quale abbiamo già trovato i soldi stanziati a bilancio e dal 2018 lo rifaremo. Per quanto riguarda l'atletica, ha citato vari impianti, alcuni non sono nostri, non sono di Roma Capitale, sì, appartengono ad altri soggetti, ma di Paolo Rosi, sì, vicino, che come dice giustamente lei versa in situazioni critiche. Beh, c'è la pista che voglio dire, Giulia Vendetta. Sì, ci correvo anch'io, la conosco. Oh, benissimo, fa piacere che faceva atletica. In questo caso abbiamo già stipulato una convenzione con la Federazione Italiana Atletica Leggera, con la FIDAL, lì creeremo la casa dell'atletica romana. Non sono parole e un futuro lontano, è già stato fatto questo qui, FIDAL ha già stanziato i soldi per il rifacimento completo della pista, quindi superati qualche scoglio burocratico, a breve inizieranno anche i lavori per il rifacimento, questo è molto importante. Sì, perché si parla... Più tangibile di così, voglio dire. Certo, no, certo, l'atletica leggera è un po', come dire, il paradigma di tanti altri sport, la base per tanti altri sport. Come sa l'assessore Daniele Frongia, forse meglio di me, nell'atletica stiamo andando male da diversi mondiali, diverse olimpiadi, e credo che siano proprio gli impianti, ecco, alla base, insomma, della riuscita di un giovane o insomma della nazionale italiana, anche per quanto riguarda le scuole, spesso e volentieri, ecco, insomma, ma questo forse è un discorso più allargato, non c'è la possibilità di esprimersi per questi ragazzi. Sì, diciamo che il tema è nazionale, certo, sicuramente prendiamo poche medaglie, sicuramente non lo ridurrei un problema di impianti non adeguati di Roma. È anche vero che Roma come federazione locale, per esempio come comitati regionali, in alcune discipline produce un elevatissimo numero di medaglie in percentuale, se pensa al nuoto, ma anche agli sport rotellistici e molto altro. Naturalmente compito dell'ente locale nel suo piccolo quello di dare l'impulso massimo possibile per la diffusione di alcuni sport così importanti come l'atletica. Abbiamo 3 stadi atletica come Roma Capitale e su ciascuno abbiamo un progetto secondo noi importante, speriamo nel nostro piccolo di, come dire, invertire la rotta per quanto riguarda il medagliere. Assessore Frongia, lei era al corrente, ecco, di questa occupazione pacifica, insomma, di questi ragazzi che non nasceva forse dallo sport, nasceva addirittura da una serata all'insegna della musica techno, che però poi insomma ha avuto un po' di risonanza per come dire, insomma, dare una voce anche allo Stadio Flaminio, che insomma vorrebbe anche un aiuto. Io sono stato avvisato quel giorno, sono stato anche in contatto con i ragazzi, oltre che con le forze di polizia. Io lo dico sinceramente, che dei giovani, tra l'altro anche in gamba come loro, stiano appresso alla cosa pubblica e ai politici, anche sollecitando gli interventi di qualificazione, secondo me è un grande bel segnale da parte di cittadini attivi. So che si sono messi anche a pulire qualcosa, perché insomma... Sì, l'hanno fatto, fatto nella zona esterna e nella parte esterna. E questo ovviamente ben venga, poi nello specifico naturalmente non potevamo autorizzare dentro una struttura pericolante l'ingresso di centinaia di ragazzi, questo a tutela loro in primis, oltre a tutti quanti anche gli aspetti legali e di responsabilità, quindi da questo punto di vista c'è un dialogo, anzi vi do volentieri la notizia che insieme alla sindaca abbiamo invitato i ragazzi di Scomodo a un incontro conoscitivo in Campidoglio e da quanto ho capito è stato accettato e quindi penso che a breve avremo anche questo incontro. Loro successo lo hanno avuto. Assessore, la promessa è la riqualificazione del Flaminio e anche del Paolo Rosi, lo Stadio delle Aquile e l'Acqua Cetosa. Io ringrazio l'assessore Daniele Frongia, assessore dello sport, politica e giovanili, grandi eventi di